Ciao a tutti e benvenuti su Beating Beat. Oggi vado a rispondere alla richiesta di Black che in modo molto pittoresco ci ha richiesto come poter modificare il motore di ricerca di Cortana in Windows. Quindi oggi vediamo un po' che soluzioni abbiamo per sistemare questo problema. Cortana, per chi non lo sapesse, è l'assistente di Windows col quale si possono effettuare ricerche non solo all'interno del computer, non solo nei programmi, ma c'è anche la possibilità di effettuare ricerche direttamente su internet. Il problema qual è? Che Cortana utilizza naturalmente il motore di ricerca di Microsoft, che è Bing. Però forse non tutti sono molto contenti di utilizzare quel motore di ricerca e preferiscono utilizzare un motore di ricerca come DuckDuckGo, ad esempio, o qualsiasi altro. Allora adesso vi mostrerò le opzioni che abbiamo. Prima di tutto vi mostro il funzionamento. Se andiamo qua nella barra di ricerca e cerchiamo Beating Beat, ad esempio, vedete che appare visualizza risultati di ricerca. A destra ci sarà questa finestra che utilizza Bing e che purtroppo non avremo modo di modificare. Quindi qualsiasi modifica adesso andremo a fare sarà semplicemente per la ricerca. Quindi se voi scrivete Beating Beat e date l'invio, vi porterà di default su Microsoft Edge e sul motore di ricerca Bing, come vedete. Adesso vi spiego come poter modificare sia motore di ricerca sia browser. Iniziamo a vedere come modificare il motore di ricerca da Bing a Google mantenendo comunque Edge. Il procedimento è veramente semplice in questo caso perché ci basterà scaricare l'estensione Chromtana Pro, che è un'estensione che utilizzeremo anche dopo con Chrome, e in questo caso lo utilizziamo su Edge perché l'Edge attuale è basato su Chromium e supporta anche le estensioni per Chrome. Quindi quello che dovremo fare è portarci in questa pagina del Chrome Web Store. Purtroppo non c'è la versione dedicata apposta per Edge, probabilmente per ovvi motivi di Microsoft che ha bloccato perché hanno creato alcune varianti, ma ho visto che risultavano tutte quante non più disponibili. Quindi ho già provato questo metodo, funziona bene, adesso ve lo mostro. Quello che dovrete fare prima di tutto è cliccare su Consenti le estensioni di altri archivi, qua in alto. Se non aveste questa barretta e qui vedete che non c'è il pulsante Aggiungi, quello che dovrete fare è cliccare sui tre pallini in alto a destra, cercare Estensioni, così clicchiamo su Estensioni. Ed in questa pagina in basso a sinistra troverete Consenti estensioni da altri archivi. Questo fa esattamente la stessa funzione che cliccare qui su Consenti le estensioni. Infatti, se io seleziono questo, vi appare il pop-up e selezionate nuovamente Consenti. Ecco che adesso ci sarà il pulsante Aggiungi e se andiamo in Estensioni vedrete che questo pulsante sarà attivo. Quindi, una volta fatto questo, adesso potremo installare qualsiasi estensione di Chrome anche su Edge. Clicchiamo su Aggiungi, selezioniamo Aggiungi estensione. Ed ecco, dopo aver atteso un attimino, ci apparirà l'estensione Chromtana Pro. Possiamo chiudere questa finestrella. Potrebbe apparirvi anche questo pop-up di traduzione perché apparirà una pagina in inglese. Io gli dico non tradurre mai in inglese, qui non mi interessa. E vi troverete in questa pagina. A questo giro su Edge non dovrete farci caso perché non si applica a questo browser, quindi potete tranquillamente chiuderlo. E per modificare le impostazioni vi basterà cliccare sull'estensione di Chromtana Pro. E vedrete che qui innanzitutto c'è il pulsante per attivarlo e disattivarlo, e poi vi fa scegliere il motore di ricerca che questi qua che vi propone, vi suggerisce, sono Google, DuckDuckGo, Yahoo e Baidu. Però se mettete custom potete inserire l'indirizzo del motore di ricerca che preferite voi. Una piccola informazione importante che non vi ho detto prima è di fare attenzione a quello che scaricate, nel senso che quello che ci serve a noi è Chromtana Pro, perché c'è anche Chromtana che però non è aggiornato, è più vecchio e potrebbe non funzionare nello stesso modo. Quindi ho provato, Chromtana Pro è la soluzione migliore, quindi fate attenzione quando cercate questa estensione, perché se infatti cerchiamo Chromtana Pro, vedrete che c'è Chromtana Pro che adesso mi esce come primo risultato. Come secondo risultato è quest'altro che è solo Chromtana, che però appunto è rimasto fermo e non è stato più sviluppato dal 2017. Se guardiamo, l'ultimo aggiornamento risulta 28 luglio 2017, mentre l'altro Chromtana Pro è l'ultimo aggiornamento, risale al 2020, se non sbaglio, un po' più aggiornato e funziona correttamente. Quindi, tornando alle impostazioni, accertiamoci di aver messo il motore di ricerca che preferiamo, quindi io metto Google, chiudiamo e proviamo a fare la ricerca tramite la barra di ricerca. Beating Beat, invio ed ecco che ci si è aperto Edge con Google invece che Bing. Quindi la ricerca che adesso effettuiamo da qua, nonostante il motore di ricerca di Edge
fosse impostato su Google, ci mandava a Bing. Adesso invece ci manda correttamente su Google. Quindi la prima opzione l'abbiamo risolta. Ora vediamo come farlo con Chrome. Quindi non solo vogliamo che la ricerca ci mandi a Google, ma vogliamo anche che ci mandi a Chrome. Quindi ci apra il browser Chrome. Il procedimento è pressoché identico per quanto riguarda le estensioni, quindi dovremo prima di tutto installare Chrome Tana Pro, assicuriamoci che sia il sito delle estensioni di Google, quindi una volta che siamo nel sito delle estensioni e siamo su Chrome Tana Pro, clicchiamo su aggiungi, aggiungi estensione ed ecco che avremo l'estensione installata. Adesso questa schermata vi spiegherà quello che dovrete fare effettivamente, non sto qui a leggervela, ve la spiego io adesso nel procedimento, non vi preoccupate. Però in sostanza funziona come abbiamo fatto prima per quanto riguarda il motore di ricerca, quindi se andiamo nelle estensioni e selezioniamo Chrome Tana Pro, qua possiamo impostare se attivarlo o disattivarlo piuttosto che il motore di ricerca. Lascio tutto così, ma se andiamo a provare a fare la ricerca, vedrete che ci aprirà ancora Edge, perché adesso dobbiamo fare due cose. Prima di tutto dobbiamo impostare il motore di ricerca predefinito, quindi clicchiamo imposta come predefinito, oppure ci basterà andare nelle impostazioni, andate, chiudiamo qua che vi faccio vedere, vi basta andare nelle impostazioni, su start, l'ingranaggio, impostazioni, app predefinite e qua browser web, modificate quello che preferite, nel mio caso metto questo qua di Google Chrome. Ci aprirà questa finestra, prima di eseguire la modifica prova Microsoft Edge, clicchiamo su cambia comunque e ora sarà impostato su Google Chrome. Quindi rientriamo in Chrome e dovremo scaricare adesso un programma chiamato Edge Deflector. Edge Deflector è importante che scarichiamo la versione corretta perché ce ne sono varie. Quella che interessa a noi è quella, come al solito, presa da GitHub di DA2X. Vi metto come al solito il link in descrizione. Una volta che sei nella pagina ci portiamo su releases, vedete qui, scaricate Edge Deflector install.exe. Una volta scaricato lo avviamo, potrebbe apparire il messaggio che l'avvio dell'applicazione non è riconosciuto e quindi è stata bloccata, clicchiamo ulteriori informazioni ed esegui comunque. Ed ecco che parte l'installer, clicchiamo su install ed una volta finito qua ci sono alcune informazioni sull'installazione, sul come controllare se effettivamente funziona e adesso ve li mostrerò. Innanzitutto chiudiamo qua, chiudiamo anche questo. Ed Edge Deflector in pratica dice a Cortana e alla ricerca di Windows di far riferimento sempre al browser predefinito che è impostato nelle impostazioni. Quindi qualsiasi browser avrete, tramite Edge Deflector vi aprirà quel browser. Infatti adesso se facciamo la ricerca bit e diamo l'invio, ci apparirà questa finestrella che ci chiede come vuoi aprire questo file. Noi dobbiamo selezionare Edge Deflector, importante, e dobbiamo spuntare usa sempre questa app, perché altrimenti non si salverà l'impostazione e alla volta dopo ci aprirà di nuovo Edge. Quindi clicchiamo su OK ed ecco che ci ha aperto Chrome su Google, naturalmente, perché se non avessimo Chrome Tana Pro, vi mostro subito, se lo disattiviamo Chrome Tana Pro, quello che accade qui è che si ci apre Chrome, ma non farà la ricerca tramite Google, ma la farà tramite Bing. Infatti diamo l'invio, ecco qua che è Microsoft Bing. Quindi per questo motivo bisogna avere sia l'estensione sia il programma. Comunque è un programma poco invasivo, non vi preoccupate, non ve ne renderete neanche conto. E questo è quanto riguarda Chrome. Un'altra piccola nota da fare è che se non vi appare la finestrella che avete visto prima, oppure se non avete messo la spunta riguardo all'usare sempre quell'applicazione, dovrete andare nelle impostazioni, sempre su Start, impostazioni, a questo punto app predefinite, e dovete scendere fino a scegli app predefinite per protocollo. Una volta che siete all'interno di questa schermata cercate Microsoft Edge, che è questo qui, Microsoft-Edge, e vi accertate di modificare l'impostazione che volete. Qua troverete Microsoft Edge, probabilmente selezionate invece Edge Deflector. Adesso il mio è selezionato perché l'ho scelto prima, e una volta che avete fatto questa modifica non dovreste avere problemi. Infine proviamo Firefox, giusto per avere un terzo browser da provare. Quindi adesso abbiamo Edge Deflector che ci modifica il browser in base al predefinito che abbiamo. Quindi se vogliamo utilizzare Firefox come browser per le ricerche, prima di tutto dobbiamo impostarlo come quello predefinito. Quindi clicco imposta come browser principale,
mi manderà alla schermata che vi ho mostrato prima, facendo sempre il giro app predefinite, browser web, seleziono Firefox. Ok, quindi ora se faccio la ricerca qui sotto e scrivo Bitting Beat, mi aprirà Firefox, come avete visto. Abbiamo il problema, come al solito, di Bing. Quindi in questo caso l'estensione da scaricare sarà Foxtana Pro. Cerchiamo Foxtana Pro, assicuriamoci che sia nella pagina addons.mozilla.org. Clicchiamo per accedere alla pagina. Selezioniamo Aggiungi a Firefox, ci apparirà il pop-up per l'installazione. Clicchiamo su Installa e adesso abbiamo l'estensione installata. Clicchiamo su Ok. Qua vi darà le stesse indicazioni che vi ho dato poco fa sul fatto che bisogna utilizzare Edge Deflector. Quindi andiamo nelle impostazioni di Foxtana Pro e, come vedete, è la stessa identica cosa, quindi potete selezionare il motore di ricerca. Fatto questo, chiudete tutto e ora non ci resta che provare. Quindi abbiamo Firefox impostato come browser di default del sistema operativo e adesso abbiamo anche Foxtana che ci ridireziona le ricerche Bing a Google. Quindi cerchiamo sempre Bitting Beat, diamo l'invio ed ecco che avremo Firefox aperto con la ricerca di Google tramite la ricerca di Windows. Ed ecco a voi come poter modificare il browser predefinito di Cortana e anche il motore di ricerca predefinito che utilizza. Spero che questo video sia stato utile a tutti voi. Se avete altre richieste, altri suggerimenti di video che vorreste vedere sul nostro canale, vi invito a commentare sotto al video. Vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!